Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. Bentornati carissimi amici su Briciole di Storia. Come si dice sempre, iscrivetevi al canale, condividete i video, venite su Facebook a trovarci, scrivete, commentate e guardatevi questo video che non so di che cosa parlerà. È un libro, non si vede che è un libro? È un bellissimo libro. Non è vero, bugia. I miei amici, solo che bugia totale. Suona un po' vuoto. È un prezioso oggetto del passato, come tutti quelli che facciamo vedere noi d'altra parte, che... come si legge dal fronte più o meno, se il cameraman riesce, i miei risparmi, e sopra i miei risparmi, e sotto cassa del risparmio delle province lombarde, ovvero Cariplo, ovvero oggi Intesa San Paolo dopo la fusione con la San Paolo, che è presso poco del 98, qualcosa del genere. La Cariplo ha cominciato ad esistere nel 1823, qualcosa di simile, e evidentemente, quando non lo sappiamo, regalava ai bambini o insomma ai genitori dei salvadanai per i bambini. Io direi quasi delle cassette di sicurezza, perché a parte avere un codice, avere una chiave e il posto dove inserire, cioè sono veramente massicci, cioè non è proprio solo un giocattolo, è qualcosa di più. Se fai vedere, altra cosa difficile per il cameraman, dove si mette il soldino, c'è un dispositivo che impedisce al soldino di essere estratto col coltello come si faceva di solito. Se agiti un po' si vedono delle cose dietro. Sì, sì. Che impedivano alle monetine di essere fatte uscire, vabbè, insomma. Sì, sì, ho capito il concetto. Quindi ma era fatto la mia bene. Domanda è, abbiamo la chiave? Purtroppo no. Ringraziamo Walter e Sabrina che ci hanno dato questo progetto. Questo possiamo scassinarglielo, quindi? Per vedere cosa c'è dentro, Non mi hanno dato questo, il consenso a questa cosa, no. Purtroppo non posso sbatterlo fortemente sul nemmeno tavolo per questa vedere se no, assolutamente no, perché dobbiamo restituirlo. Ma questo è un pezzo molto carino. Chi di voi lo ha avuto? Cioè, io è la prima volta che vedo una cosa di questo tipo. Mi piacerebbe se la mia banca oggi ti regalava un'app, è un po' diverso. Se comincia suo figlio a far mettere via dei soldi sull'app e dopodiché li versa online direttamente sul proprio conto corrente con cui puoi investire in Bitcoin. La domanda che dovremmo farci è di che anno è? Esatto, di che anno è? Allora, cercando e ricercando 89. Ho trovato... 89? No, è più vecchio, sicuramente più vecchio, perché è di quando eravamo bambini sostanzialmente. Quindi, 1846. Ah, battutona. Io ho trovato in giro datazioni dal 50 al 70 e quindi ritengo che quella giusta sia una via di mezzo degli anni 60, forse piuttosto verso la fine che l'inizio degli anni 60. Però è un po' a spanne. Però è un pezzo comunque che ha la sua storia, il suo perché. E siamo sempre grati a chi ci presta questi oggetti, perché diventeranno eterni sul tubo e sulla rete. Fantastico. E rimarranno lì per sempre. Questo è il nostro miraggio, esatto. Avere questo museo di cose più o meno meravigliose che ci ricordano altre cose che se no venivano dimenticate. E su questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.